Un cordiale saluto a tutti voi da Giuseppe Capuano e benvenuti a questa nuova edizione del Golfo News. Vediamo gli argomenti: Fondi, in osservanza del foglio di via obbligatorio, arrestato un pluripregiudicato di origini romene. A Itri, arrestato un pluripregiudicato del luogo su ordine di cattura e di custodia cautelare in carcere. A Castelforte, ritrovato morto l'anziano scomparso. Sessa Orunca, incontro tra Sogin e l'amministrazione. E infine sulla riviera Domizia, grande attesa per la Mondragone in corsa. E iniziamo da fondi, in osservanza del foglio di via obbligatorio, arrestato un pluri pregiudicato di origine rumene. Nella giornata di venerdì, i carabinieri della stazione di ITRI hanno tratto in arresto SVC, 24 enne di origine rumene. Attualmente domiciliato a Veroli, pluripregiudicato, già sottoposto alla misura del foglio di via obbligatorio dal Comune di Itri, in esecuzione dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Roma, che ha predisposto la revoca della, della, città, della citata misura con quella più afflittiva degli arresti domiciliari, per le reiterate violazioni degli obblighi imposti alla medesima. Il predetto è stato ristretto presso il domicilio, eletto in regime di arresti domiciliari, per l'espiazione della pena. Andiamo a Itria, arrestato un pluripregiudicato del luogo su ordine di cattura e di custodia cautelare. Sembra una giornata di venerdì, eh, i locali carabinieri hanno arrestato P.A., 28enne di Santi Cosme e Damiano, disoccupato, pluripregiudicato in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 3 aprile dal Tribunale di Latina. Il predetto è ritenuto responsabile, unitamente alla persona destinataria del medesimo provvedimento, tuttora attivamente ricercata, dei reati di lesioni gravi ed estorsione commessi a Itri in ripetute circostanze, segnalat segnalatamente nella prima decade del mese di marzo, quando gli stessi aggredirono un altro pluripregiudicato del luogo, procurandogli lesioni gravi per ragioni ricondotte alla riscossione di denaro per pregresse cessioni di, stu di sostanze stupefacenti. L'arrestato al termine della formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina. E a Castelforte, ritrovato morto l'anziano scomparso, è stato ritrovato presso la foce del guerrigliano il cadavere di Pasquale Iagnello, 74 anni di Castelforte, a rivenire il corpo dell'uomo intorno alle ore 14, del pomeriggio di sabato, il personale e i mezzi navali della Guardia Costiera di Gaeta e Formia, che hanno coordinato le ricerche in mare. L'uomo si era allontanato da casa nella giornata di venerdì lasciando un biglietto di scuse per i prossimi congiunti e, dopo aver parcheggiato la sua autovettura sulla sponda laziale del fiume Gregliano, ha fatto perdere le proprie tracce. Alle ricerche hanno preso parte anche i vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri e la polizia di Stato. A Sessa Orunca, incontro tra Sogin e amministrazione, si è tenuto venerdì presso il sito della centrale nucleare del Garigliano l'incontro tra la Sogin e l'amministrazione comunale di Sessa Orunca. tra i presenti il sindaco Luigi Rommasino, la giunta comunale, i consiglieri del, di maggioranza e di opposizione e i rappresentanti dei partiti e movimenti politici interessati. L'incontro è stato definito dalle parti come un punto di apertura da parte della Sogin con l'amministrazione in maniera propositiva, affrontando temi come l'attività di decommissioning e eh, del deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi. Tra i numerosi quesiti proposti ai rappresentanti della Sogine è rimasto in evaso quello riguardante l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capo Avedere sul sito nucleare, in quanto ancora coperto da segreto istruttorio. L'incontro è stato inoltre rinnovato ad un prossimo appuntamento tra circa 20 giorni per tenere costante il dialogo e l'informazione tra le parti. E chiudiamo con lo sport in Riviera Domizia e grande attesa per la Mondragone in Corsa, tutto pronto per accendere i riflettori sulla terza Mondragone in Corsa, la manifestazione podistica che da qualche anno richiama nella, nella cittadina Domizia migliaia di appassionati dello sport e della corsa su strada, nella distanza dei 10 km in particolare. Il comitato organizzatore, anche quest'anno come nelle precedenti edizioni, costituito dall'ingegnere Aldo Martucci, Martucci e da Antonio Esposito, presidente della Napoli Nord Marathon, ha portato ulteriori modifiche al percorso e all'organizzazione in generale, arricchendola di importanti ed inedite iniziative, con l'ambizione di farne un evento immancabile nel calendario dei podisti campani e laziali. Tra le modifiche principali segnalo che, in parte, che partenza ed arrivo coincideranno con lo stesso punto e lo stesso posto al centro dell'enorme piazza ML Conte, sita nell'area dell'ex Pontile, con un percorso interamente cittadino. La corsa è resa possibile dalla totale partecipazione e condivisione della Polizia Municipale e dalle associazioni di protezione civile presenti, nonché dalle associazioni di quartiere a dichiararlo è Ardo Martucci, organizzatore della gara. Importanti eh, eh, imposti, eh, sono i servizi e gli allestamenti previsti attorno alla gara, oltre a due tribune da 100 posti a sedere ciascuna, al portale rigido di partenza e arrivo e diverse centinaia di metri di transenne saranno messi a disposizione dalla società maggiormente rappresentativa circa 40 gazzebbi per la promozione della loro attività ed iniziative circa 10 gazebbi per i servizi come massaggi, informazioni, ristoro, eccetera. Saranno inoltre presenti 4 televisioni con distinti giornalisti e cameraman e due truppe per i servizi fotografici. Ovviamente la nostra televisione farà parte di loro. Altri servizi video fotografici saranno effettuati dall'alto grazie alla partecipazione degli ultraleggeri del Centro Polo del Carigliano. Anche la logistica si conferma ottimale per la disponibilità di ampi parcheggi direttamente a ridosso dell'area e delle strutture turistico-ricettive sponsor della manifestazione. Tra le iniziative inedite, quella del, del, che proprio migratifica pienamente dall'alto contenuto culturale del messaggio che reca in sé e, continua Martucci, è l'adesione alla manifestazione del progetto Impatto Zero, sviluppato in collaborazione con LifeGate, con la quale sono state calcolate le emissioni di anidrite carbonica in atmosfera correlate con l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione e dopo aver provveduto a ridurle ricorrendo a strategie ecocompatibili abbiamo provveduto a compensare l'enorme quantitativo di quelle residue pari ad oltre 10.000 kg adottando 4.875 m2 di foreste in Costa Rica per due anni. A precisarlo è sempre con non senza orgoglio l'ingegnere Martucci, che eh, da sempre è interessato alla promozione della cultura ambientale, e inoltre aggiunge: Di questo sono particolarmente grato al Comune di Mondragone, che, oltre a rendersi disponibile a fornire ogni supporto, ha patrocinato l'intero progetto, senza il quale non sarebbe stato possibile spingersi fino a tanto. L'appuntamento è fissato per il 25 aprile prossimo, dunque con le migliaia di persone che tra atleti, accompagnatori, tecnici e sponsor giungeranno da ogni parte della Campania e del Lazio per una giornata tutti insieme all'insegna dell'ospitalità, dello svago e della sana attività fisica. Ovviamente noi saremo lì. Bene, questa era l'ultima notizia del nostro Golfo News, almeno resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento con i programmi di Telegolfo.